10 errori di pronto soccorso spiegati da un professionista. Quando qualcuno è in pericolo è normale correre in suo aiuto, ma anche se armati delle migliori intenzioni, questi coraggiosi buoni samaritani a volte mettono la vittima ancora più in pericolo, perché non sanno come somministrare correttamente le manovre di pronto soccorso. Ecco perché è davvero importante evitare questi 10 errori, molto comuni e molto pericolosi, e sapere cosa invece va fatto. Attenzione intanto a cliccare su iscriviti e abilitare anche le notifiche per restare sempre con il lato positivo. 10. Reclinare la testa all'indietro quando sanguina il naso. Perdere sangue dal naso non è strano, dato quanti piccoli capillari ultrasensibili all'aria secca o alle nostre dita sono presenti dentro il naso. Ci sono però situazioni in cui le emorragie nasali dipendono da cause più serie, e in questi casi è necessario rivolgersi subito a medici e professionisti. Eppure, per qualche motivo, a tutti noi viene detto di reclinare la testa quando ci sanguina il naso. È ora di screditare del tutto questa diceria. Reclinare la testa fa finire il sangue dal naso in gola, il che vuol dire che rischieresti di soffocare o di ingerire sangue. La cosa migliore da fare, invece, è premere con decisione sul ponte nasale con le dita per almeno 20 minuti. Per tutto questo tempo sarà necessario respirare con la bocca, ma di sicuro è questo il modo per fermare l'emorragia. 9. Costringere una persona svenuta a sedersi. Quando qualcuno perde i sensi, tutto quello che si fa è cercare di mettere questa persona seduta dritta, specie quando prenderla a scossoni sembra non funzionare. Invece di fare tutto questo, la prima cosa da fare è sempre verificare respirazione e polso. Se tutto è regolare, la persona svenuta va lasciata a terra, ma le vanno sollevate le gambe di circa 30 cm dal pavimento. Andranno anche allentati gli indumenti troppo stretti. Una volta che l'infortunato riacquista conoscenza, non farlo alzare subito in piedi o potrebbe svenire di nuovo. 8. Applicare calore su fratture o distorsioni. In incidenti improvvisi, come una distorsione della caviglia, ci vuole il ghiaccio. Il calore serve per i dolori cronici, come il mal di schiena. Applicare calore su fratture o distorsioni aumenterà il flusso sanguigno e di conseguenza peggiorerà il gonfiore. La cosa giusta da fare, quindi, in questi casi è applicare subito del ghiaccio. Il ghiaccio ridurrà il gonfiore, gli ematomi e gli spasmi muscolari. Mai però applicare un impacco di ghiaccio direttamente sulla pelle e mai tenerlo più di 20 minuti. 7. Cercare di rimuovere schegge e detriti dal corpo. Se metti il piede su un pezzetto di vetro, la reazione istintiva sarà cercare subito di toglierti da solo la scheggia dalla pelle. Ma se usi pinzette non sterilizzate o se sottovaluti la profondità della ferita, rischierai di causare un'infezione e peggiorare le cose. Meglio quindi usare sempre strumenti sterili, o meglio ancora farti medicare da un professionista. Se ti va qualcosa nell'occhio, invece, meglio chiudere l'occhio, metterci sopra una garza e correre in ospedale. 6. Curare un ustione troppo in fretta. La prima cosa da fare in caso di ustioni e bruciature è passarci sopra acqua corrente, ma spesso si fa l'errore di far scorrere l'acqua solo pochi secondi o pochi minuti. Se vuoi che l'acqua ti sia davvero d'aiuto alla pelle, farai bene a tenere l'ustione sotto il rubinetto per 20 minuti almeno. Il calore della bruciatura può attraversare vari strati di pelle. Anche se in superficie ti sembra sia passato tutto dopo pochi minuti, negli strati inferiori potrebbe esserci ancora qualche danno, ed è per questo che è meglio tenere la ferita sotto l'acqua per così a lungo. 5. Tentare subito la manovra di Heimlich se qualcuno sta soffocando. La Croce Rossa ha aggiornato le sue linee guida su come prestare soccorso a chi sta soffocando. Ecco quindi cosa bisogna fare come primo soccorso invece di ricorrere subito alla manovra di Heimlich. Mettiti dietro la vittima, falla piegare in avanti e dai 5 rapidi e vigorosi colpi sulla schiena col dorso della mano. Solo se questa prima manovra non funziona, allora puoi tentare con la Heimlich. Fai pressione vigorosamente sull'addome per 5 volte e continua finché le vie aeree della vittima saranno libere. 4. Inserire cose nella bocca di una persona con le convulsioni. Nel panico del momento in cui ci si trova a dover soccorrere qualcuno vittima di attacchi epilettici, molti di noi fanno l'errore di bloccare immediatamente la bocca della vittima per evitare che si morda la lingua. In realtà è una manovra pericolosa per la vittima e per il soccorritore. Un altro grave errore è cercare di tenere ferma la vittima.
Quello che invece va fatto è far girare su un fianco la vittima, che in questo modo respirerà meglio. Poi rimuovi l'area intorno alla vittima da ogni eventuale oggetto con cui potrebbe ferirsi. Gli attacchi convulsivi di solito durano non più di 5 minuti, quindi bisogna restare calmi. Se continua più a lungo di così, però, è tempo di chiamare aiuto. Tentare subito la respirazione bocca a bocca per le vittime di infarto. Quando si parla di attacchi cardiaci e infarti, la prima cosa da fare è chiamare immediatamente il 118. Fatto ciò, comincia dal massaggio cardiaco, o RCP. Secondo le associazioni cardiologiche, la RCP può raddoppiare o triplicare le possibilità di sopravvivenza. Anche se la vittima non respira più e non ha più battito, bisogna continuare a far circolare ossigeno nell'organismo. Ed è a questo che serve la RCP. Un errore molto comune è pensare che la respirazione bocca a bocca sia più importante del massaggio cardiaco. Le cose non stanno così, come confermato dalle linee guida per la RCP pubblicate dalle associazioni cardiologiche. Ora sai, quindi, che se ti troverai a dover soccorrere qualcuno vittima di attacco cardiaco, dovrai concentrarti sul massaggio cardiaco. Non sapere cosa si sta facendo. Dicevamo come chiunque si trovi a dover prestare soccorso in un'emergenza sia armato delle migliori intenzioni, ma se non si sa bene cosa fare, ad esempio come fare una RCP o una manovra di Heimlich in modo corretto, si rischia di fare più male che bene. Ad esempio, qualcuno potrebbe fare un massaggio cardiaco dimenticando che bisogna prima reclinare la testa della vittima per tenere libere le vie respiratorie. Potrebbe essere un errore fatale. Ecco perché ciò che va fatto davvero in ogni situazione che richiede pronto soccorso è chiamare subito l'aiuto da parte di personale medico che saprà perfettamente cosa fare. 1. Mettere un laccio emostatico su una ferita. Vero, un laccio emostatico può fermare un'emorragia, ma non funziona così su ogni tipo di ferita. Se ad esempio qualcuno si ferisce in profondità un braccio o una gamba, il laccio emostatico rischia di bloccare la circolazione nell'intero arto, cosa che non farà avere ossigeno ai tessuti e potrebbe richiedere poi l'amputazione. Il laccio emostatico non deve mai essere la priorità. Ormai avrai capito che la prima cosa da fare è sempre chiamare un'ambulanza. Mentre aspetti che arrivi, fai pressione con le mani se la ferita è molto seria e l'emorragia non si ferma. Meglio se usi una garza sterile, se ne hai una, in modo da non rischiare di infettare la ferita con le tue mani. Applicare pressione dovrebbe fermare l'emorragia da grosse vene o arterie. Una volta fermata l'emorragia, fascia la ferita con bende sterili. Usa un laccio emostatico solo se, nonostante tutto, la ferita continua ancora a sanguinare. A quel punto comunque i paramedici saranno ormai vicini. Ti è mai capitato di dover soccorrere qualcuno in emergenza? Raccontacelo nei commenti. Non dimenticare di dare un like a questo video e condividerlo con i tuoi amici. Iscriviti e unisciti a Il Lato Positivo.